Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso corriamo tutti nella mia aula, dove inizierò a spiegarvi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è: cosa c'è veramente dentro una sigaretta? La sigaretta è un cilindro di carta sottile e a combustione rapida, contenente foglie di tabacco o sostanze come cannabis, marijuana, eccetera. Un lato della sigaretta viene acceso e brucia lentamente senza fiamma, permettendo di inalare il suo fumo dal lato opposto, che il fumatore avvicina alla bocca. Il principale componente attivo della sigaretta è la nicotina, che oltre a causare una forte dipendenza nel soggetto che la consuma, contribuisce all'insorgenza di patologie a carico dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e allo sviluppo di tumori. Nonostante questi numerosi danni che la sigaretta provoca all'intero organismo, rimane comunque uno degli oggetti di consumo più utilizzati nel mondo. La sigaretta è quella cosa che da una parte c'è il fumo e dall'altra un cretino, diceva Oscar Wilde. Quali sostanze ci sono dentro una sigaretta? La maggior parte delle persone che fumano le sigarette non sanno nemmeno quali sostanze contengono. Pensavate di fumare solo la nicotina? Una sigaretta contiene circa 4.000 sostanze chimiche, di cui 400 sono tossiche e almeno 40 cancerogene. Andiamo a vederle nel dettaglio. Nicotina è il cuore della sigaretta e una volta aspirata viene assorbita dai polmoni, entra poi nel circolo sanguigno e raggiunge il cervello in 8-10 secondi. Qui stimola poi il rilascio dell'adrenalina e della dopamina, causando il tanto ricercato effetto stimolante e piacevole. Si ha quindi una sensazione di rilassamento. Successivamente subentra un momento di depressione che spinge a fumare una nuova sigaretta, in modo da mantenere costanti i livelli di nicotina. Si crea così una vera e propria dipendenza. Monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che, legandosi all'emoglobina, diminuisce la quantità di ossigeno nel sangue e quindi un minor nutrimento per i tessuti. Causa inoltre un invecchiamento precoce della pelle e un indebolimento dei capelli. Catrame è formato da idrocarburi cancerogeni che si depositano sui polmoni e nelle vie respiratorie. È un residuo marrone e appiccicoso che causa i famosi denti gialli. Le sigarette contengono anche sostanze irritanti che si accumulano nelle mucose dei bronchi, impedendo a quelle cellule provviste di ciglia la funzione di respingere l'entrata di germi, polveri e sostanze tossiche nei polmoni. In questo modo vengono favorite le infezioni, la bronchite cronica e l'infezione polmonare. Alcune di queste sostanze irritanti sono l'acido cianidrico, la formaldeide, gli ossidi di azoto trovati negli scarichi delle auto e l'ammoniaca, usata anche per pulire i bagni. Le sigarette contengono anche 24 metalli, tra cui cadmio, contenuto anche nelle batterie, e distrugge i reni e il rivestimento delle arterie. Arsenico, vero e proprio veleno, contenuto anche nei topicidi, e distrugge il cuore, i vasi sanguigni, il sistema nervoso e digestivo. Cromo si trova anche negli smalti e nelle vernici,
e favorisce il cancro polmonare. Dopo tutti questi rischi, perché continuare a fumare? La nicotina vale più della tua vita? Milioni di vittime per colpa del fumo ogni anno. E se la prossima fossi tu? Fossi in te, poserei la sigaretta e andrei al mare o in montagna a respirare un po' di aria pulita. Regalate ossigeno ai polmoni, non catrame. Condividete questo video per far passare questo messaggio a più persone possibili, dai bambini agli anziani. Il fumo uccide. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.